Gianluca Cabizza, finalmente un po' di calma, finalmente possiamo raccontare bene quello che è successo in questi mesi, e cioè la cosa principale, sei entrato nella famiglia Bibette, sei diventato subito il nostro ambasciatore in Sardegna. Esatto, insomma, si fa quel che si può, è il giusto inizio per un'esperienza che sicuramente porterà tanti risultati anche a breve termine. Siamo partiti a razzo, abbiamo subito, diciamo, monopolizzato la Sardegna, dove appunto, diciamo, che l'online è visto un attimino con un po' di diffidenza, si gioca tanto live nei circoli e tutto quanto. Adesso noi sto cercando comunque tramite Bibet appunto di monopolizzare il mercato, ci stiamo riuscendo tranquillamente. Sì. Tu sei già molto conosciuto, proprio con questo doppio ruolo. Giocatore molto bravo, a volte spericolato, sempre un giocatore emozionante ti definirei, ma qui noi parliamo soprattutto invece del tuo essere un giovane manager di poker. Hai 28 anni, ma di questo mondo hai già capito molte cose, e a volte sei da questa parte, a volte dall'altra. Dov'è che ti piace più stare? Beh, ovviamente ti dirò ai tavoli, perché nasco come giocatore, però ovviamente poi la parte manageriale è una cosa che nella vita in generale mi ha sempre affascinato. Poi sono una persona abbastanza ambiziosa, quindi punto sempre ai massimi, sia come giocatore che come manager. Certamente. E tu sei anche uno scopritore di talenti, ecco, questo rientra nel ruolo di manager, però tu lo fai particolarmente volentieri, proprio fiuti, sei un cane da tartufo, diciamo così, entri in questi circoli, annusi l'aria e poi magari trovi fuori il giocatore interessante. L'hai fatto tante volte anche nella tua precedente vita. Sì, diciamo che per me viene anche facile, nel senso che non è un compito arduo, perché in Sardegna ci sono tanti, ma tanti, ma tanti ottimi giocatori che ovviamente vedo sempre nei circoli. Appunto, essendo un giocatore live, gioco ogni giorno, e ogni giorno ho a che fare con dei piccoli campioni che magari non hanno le possibilità economiche, o comunque non conoscono e hanno anche un po' di timore e paura di questo mondo, e quindi magari non si affacciano, e noi stiamo dando la possibilità piano piano appunto di avvicinarsi con i giusti passi a questo fantastico mondo del poker, insomma. Tu sei stato anche un calciatore, mi dicevi e quindi sai andare a gol. Sì. Cos'eri? Eri un attaccante. Esatto, un centravanti. Quando ero piccolo stavo per far carriera, però poi ho scelto il lavoro. Come tante persone, ovviamente, si dà sempre priorità alle cose concrete, non ai sogni, ai piccoli sogni. Però vedi, col poker non riesco, preferisco appunto sognare che invece badare alle cose concrete. Beh, poi c'è da dire che anche l'altro lavoro che tu hai fatto alla fin fine ti è tornato utile per il poker, perché tu eri un organizzatore di feste, anche feste sulla spiaggia, no? Quelle belle cose dove si fa l'alba. Sì, sin da piccolo ho sempre organizzato in discoteca, comunque organizzavamo serate, quindi insomma non mi manca la parlantina o comunque la voglia di stare in mezzo alla gente, quindi questo sicuramente mi aiuta anche nei rapporti con le persone, nei rapporti personali, insomma, con tutti, anche i giocatori appunto. Cabizza e la Sardegna. Niente, io saluto tutti quanti, sicuramente poi avranno modo di vedere anche questa intervista, e come appello vorrei fare una cosa, sicuramente a tutti i giovani, di cercare di avvicinarsi anche a noi, perché comunque diamo l'opportunità, ovviamente anche seguendo poi questi ragazzi, di avvicinarsi per poi magari, chissà, fargli far carriera in questo mondo. Certo. Tu in pochi giorni hai organizzato due tornei hanno portato due giocatori al People Poker Tour. Esatto, abbiamo fatto un po' le cose in fretta, in una settimana siamo riusciti insomma a tirar su una bella cosa, adesso avremo per la prossima tappa sicuramente più tempo e contiamo di portare dai 5 alle 10 persone direttamente dalla Sardegna, quindi quell'obbligo è, devono essere comunque residenti o comunque giocare in Sardegna, quindi. Insomma, il nostro ambasciatore è partito veramente in quarta, come si diceva una volta, tu poi viaggi sempre con il piede sull'acceleratore anche come giocatore, adesso parliamo un attimo di quello, perché il tuo debutto con la nostra casacca non è stato altrettanto fortunato, ma naturalmente il poker è un gioco discontinuo che si valuta sulla distanza. Eri partito benissimo, in grande spolvero, e poi è successa quella tragedia che aleggia sempre su queste maledette carte.
diciamo che è da un paio di mesi che mi perseguitano i famosi 10 minuti sfortunati, insomma, anche in altri tornei comunque ho sempre iniziato bene, sono sempre salito, adesso insomma al primo livello ero già chip leader con 85.000, poi ho preso due pali in faccia, ovviamente mani dove magari altre persone sarebbero andate rotte subito, un set over set dove riesco a perdere i minimi, però scendo. Poi non riesco a fermarmi perché molte persone, magari avendo quello stack ai primi livelli, tendono magari a chiudersi un attimino. Io preferisco invece, soprattutto se trovo un tavolo facile, attaccare o comunque insomma cercare di prendere il controllo del tavolo. Questo mi era riuscito, però purtroppo poi il nostro gioco non dipende solo da noi. In questo caso ho trovato un giocatore che ha fatto una giocata un po' spericolata, che ha completamente cambiato la mia giocata e quindi mi ha costretto a fare una cosa che probabilmente invece, se lui non avesse fatto quella mossa, mi sarei salvato, insomma. Però purtroppo sono andato in resti, ho trovato un'altra persona carica con asso asso, io Jack Jack, insomma, poi flop. E beh, quando con Jack Jack si trova asso asso è un po' un capriccio della matematica. Grazie, e mi fa piacere che sia si sia importante. Marinelli 2, Sbrana 1, passa Bibet in finale. Bibet in finale, bellissimo, scusate, bellissimo momento. Era che faremo una festa prima di quella di lunedì con questi 4.000 che vincerò in finale, una privata in famiglia. Scusate, vi lasciamo perché andare. No, rimanete, che così mi dai occasione di dire che alle nostre spalle. Ma quanto ne sa Bibet? Alle nostre spalle si svolgeva questo interessantissimo torneo e Zap, che non è stato, non c'era la coda al botteghino delle iscrizioni, perché poi alla fine. Devo dire una cosa, deve ringraziare che non sto giocando io, perché sennò gli facevo un mazzo del genere. Volevo dire anche una cosa, però volevo dire che se c'era la sua iscrizione era 1.000 in più che vinceva. Vittorio, l'abbiamo ripreso un po' ragazzo, abbiamo solo parlato bene di lui, perché ti ricordo che al primo livello aveva 4 volte l'average. Ne abbiamo accennato, okay. Ne abbiamo fatto cenno. Devo dire però che parlando col ragazzo, che è uno spearwear di professione oltre che poker manager, avrebbe fatto peggio di me, sarebbe andato rotto prima, con set over set avrebbe dato i resti. Io vado rotto ancora prima. Comunque ragazzi, scusate l'intromissione, vi lasciamo al vostro bellissimo discorso. Ma noi abbiamo concluso nel modo migliore. Vi ricordiamo Bibet, batte agile 2-1. Ciao ragazzi. E con questa bellissima parentesi io mi concedo un ultimo ricordo, perché tu Gianluca hai fatto scalpore in un torneo KO col knockout, sempre nel quadro di un PPT, mi pare fosse Saint Vincent, dove hai eliminato 23 giocatori, cioè hai portato a casa 23 tagli, e credo che sia un record assoluto. È un record assoluto. Le zap è proprio una specialità da killer, è un gioco cattivo perché devi eliminare, ma nella vita non mi sembri così cattivo, però. No, nella vita no, è come un giocatore di calcio aggressivo, quindi nel campo dà il massimo, magari entra in scivolata e taglia le gambe agli avversari, poi magari però finita la partita si va tutti a cena fuori, nel tavolo uguale, non esistono amici, quindi tutti siamo nemici. Io molte volte gioco anche in maniera non scorretta, però molto, diciamo, punto le persone, poi magari se la prendono, però fuori dal tavolo, insomma, tutti amici, si beve insieme, insomma. Certo, anzi sei un generoso, tu quando un tuo amico ha un risultato importante sei più contento di lui. Direi di sì, anche quando Samuel ha vinto il mini PT io mi sono messo a piangere di gioia, quasi più di lui ero contento. E con questo noi diamo veramente questa sera in modo ufficiale e definitivo, non lo diremo mai più, il benvenuto in famiglia a Gianluca Cavizza. Ciao Gianluca. Ciao a tutti.